Questo apparato è di Angelo, di Paternò, Catania, provincia di Catania. Dobbiamo solo sistemare la potenza, i canali tagliando il ponticello. Mi riferisce che si è tagliato il ponte per quanto riguarda la potenza, però non è soddisfatto della potenza che eroga. Quindi, come ho fatto con gli altri apparati simili, faccio con questo, cercherò di renderla regolabile e di aumentarla un po'. Attualmente sono 5 watt, mi sembrano pochi anche con il ponte tagliato. Evidentemente non hanno toccato il trimmer. Oh là! Sono 7-8 di picco. Vediamo di sistemarlo. Fatto. Regolatore di potenza. E solo questo ho voluto. E questi sono i componenti che ho tolto. Dice che li vuole indietro. Adesso glieli metto in una bustina e glieli mando. Adesso lo chiudo e lo proviamo. Allora, siamo sempre sul canale 22. Potenza minima. Sono 4 watt e mezzo, 5. Va oltre i 20 di picco. Andiamo sulla massima. Siamo quasi a 15. Va oltre i 20, passiamo sull'altra scala. Watt di picco. A volte, non so, forse sarà la tolleranza dei componenti che influisce. Certi apparati, sempre con le stesse modifiche, danno qualche watt in più. Certi apparati danno qualche watt in meno. Evidentemente o è la taratura delle bobine dello stadio finale, perché sono precise. Alcune magari sono un po' fuori fase. Alcuni apparati con le stesse modifiche danno un wattaggio, altri un wattaggio minore. Però in questo caso abbiamo visto che è andata bene, quindi sono 15 watt di portante e di picco sono 35-38 watt. Grazie per aver visto questo video e vi auguro una buona serata. È tardi, vado a dormire fra poco. Buonanotte, ci sentiamo alle prossime, grazie.